Signor Presidente Quadrio Curzio, signor Presidente Emerito Maffei, autorità tutte, accademici, è davvero un grande onore per me portarvi innanzitutto il saluto rispettoso e grato del Governo della Repubblica per la vostra attività e per il vostro lavoro. Con il Presidente Quadrio Curzio, mentre salivamo le scale, facevamo un breve conto degli anni trascorsi dall'ultima visita di un Presidente del Consiglio. Vorrei innanzitutto scusarmi per il ritardo. Ritardo che deriva non dalla mancata attenzione a questa prestigiosa istituzione, ma forse dall'accavallarsi di problemi, difficoltà che il nostro Paese ha vissuto e che, a mio giudizio, si trovano oggi in una fase delicata e difficile di snodo, ma anche in una fase straordinariamente affascinante. Ecco dunque che quella che lei amabilmente definisce conferenza, ma non sono degno di poterla definire così in questa sede, è innanzitutto una duplice richiesta. Da un lato, il pagare tributo, pagare omaggio, restituire il doveroso sentimento di gratitudine del governo e delle istituzioni per ciò che fate, ma dall'altra vorrei che fosse letta per quello che è una richiesta d'aiuto per i prossimi anni da costruire insieme. Cerco di approfondire quello che ho appena accennato partendo dalla considerazione della realtà nella quale noi ci troviamo. Vorrei dirvi che il mondo e l'Italia vivono una stagione che è tra le più interessanti che si possano mai anche semplicemente immaginare. Potrà sembrarvi fuori luogo definire affascinante una stagione nella quale le difficoltà, i problemi, le minacce, le inquietudini attraversano in modo trasversale non soltanto il nostro Paese, ma l'Europa e il mondo intero. Eppure io ne sono profondamente convinto. Intanto perché chiunque sia minimamente appassionato di storia, e in questa sala non ho dubbi che ve ne siano con livelli di qualità inimmaginabili, a cominciare da chi rappresenta oggi la Corte Costituzionale in questo luogo, ma chi è appassionato di storia sa perfettamente che tutte le stagioni nelle quali ci siamo trovati a vivere, nelle quali l'uomo si è trovato a vivere, presentano inquietudini e difficoltà. E a quelli che oggi sostengono che ci siano minacce particolarmente gravi per il nostro Paese e per la nostra Europa, diciamo che sì, è vero, certo, ci sono difficoltà e disagi, ma non era diversa la generazione che 20 anni fa si trovava a far fronte alle stragi mafiose nelle strade delle nostre città o che 40 anni fa vedeva anche nelle università fenomeni di terrorismo interno, colpire e uccidere professori, colpire e uccidere giornalisti, colpire e uccidere politici, sindacalisti, donne e uomini delle forze dell'ordine, per non risalire naturalmente al periodo della guerra, delle guerre. Dunque ogni stagione dell'uomo ha difficoltà e elementi di disagio e di minaccia. Tuttavia quella che stiamo vivendo è una stagione che mette in discussione l'idea stessa dell'identità di ciò che noi siamo. Per anni si è pensato che l'identità fosse un concetto anche in politica negativo. Lo dico pensando segnatamente a una parte del dibattito politico, aggiungo alla mia parte, soprattutto del dibattito politico, che ha sempre considerato l'identità come un elemento negativo da contrapporre all'integrazione. A mio giudizio, invece, non c'è una contrapposizione tra identità e integrazione. Il contrario di integrazione non è identità, il contrario di integrazione è disintegrazione. L'identità è la ragione che consente, permette, agevola una integrazione degna di questo nome. Allora riflettere sul valore identitario di ciò che siamo e di ciò che vogliamo essere smette di essere tema da aficionados e da addetti ai lavori e diventa questione politica con la P maiuscola. Per questo la stagione che stiamo vivendo si fa particolarmente interessante. Perché
i temi dell'arte, della cultura, delle città storiche non sono semplicemente temi da tecnici o da appassionati, diventano i temi veri e propri dell'identità italiana e quindi dell'identità europea e di conseguenza il punto centrale della riflessione politica. Può sembrarvi un discorso particolarmente astratto nella fase in cui ci troviamo a vivere, nella fase in cui ogni discussione politica internazionale sembra presupporre una questione tecnica del numero delle spedizioni militari, delle iniziative di carattere diplomatico, ma io trovo che qui stia il senso profondo di ciò che attende il nostro Paese. Ed ecco perché nel rendere omaggio alla vostra Accademia vorrei chiedervi l'aiuto per ciò che ci attende nei prossimi 2 anni e, allargandomi oltre le competenze del mio governo, per i prossimi 5 anni, proponendovi una scaletta e un calendario di appuntamenti nei quali voi, per la vostra autorità, per la vostra autorevolezza, che talvolta è superiore alla vostra autorità, per la vostra forza e lo spessore delle iniziative che potete attuare, siete fondamentali non per voi, non per il governo, ma per l'Italia. Cerco di esplicitare questo ragionamento. Il governo della Repubblica ha iniziato negli ultimi 20 mesi e in alcuni casi anche già concluso un percorso lungo di riforme atteso da 20 anni. Non entro nel merito delle singole scelte che possono del tutto legittimamente vedere non soltanto in questo consesso opinioni profondamente diverse, come è per alcuni aspetti persino doveroso che sia, ma non c'è dubbio che la riforma della legge elettorale, la riforma della carta costituzionale nella seconda parte, la riforma del mercato del lavoro, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia con la riduzione da 6 milioni a 4 milioni e mezzo di procedimenti e quindi con una riduzione dell'arretrato particolarmente significativa, l'abbassamento sistematico delle tasse e queste ultime due le tengo in fondo volutamente, la riforma della scuola che è comunque partita e ha bisogno dell'implementazione e la riforma del sistema del credito, quanto mai urgente, come abbiamo visto non soltanto nelle ultime ore, ma direi nell'ultimo anno, a partire dalla riforma delle popolari, sono 8 capitoli di un processo di cambiamento del nostro Paese che non è una invenzione di questo governo, è una priorità nell'agenda politica almeno gli ultimi 20 anni. Il fatto che questo tipo di attività, sul quale, ripeto, non apro minimamente la discussione, non essendo certo questa la sede per confrontarci nel merito, sia finalmente in fase di conclusione o implementazione, provoca innanzitutto in noi la vera domanda cruciale. Qual è il nostro ruolo? Quello di recuperare un ritardo? Perché quando anche tutte queste riforme fossero approvate e implementate nei tempi più rapidi possibili, quando anche tutte fossero approvate all'unanimità, cosa che naturalmente non è possibile, quando anche fossero tutte condivise fino ai dettagli, rimarrebbe un problema nel dibattito politico e culturale del nostro Paese. Siamo stati chiamati a recuperare un ritardo, a colmare un gap, a fare gli straordinari, a fare i compiti che non sono stati fatti in passato? O siamo invece chiamati a raccontare, costruire, disegnare la storia del Paese dei prossimi 20 anni? Questo è il punto cruciale. E se questo è il punto cruciale, la discussione che si deve aprire è: qual è l'Italia che immaginiamo per i prossimi 20 anni, una volta finalmente recuperati i ritardi atavici e strutturali del nostro Paese? Io credo che questo dibattito sia il dibattito più interessante e intrigante che un Paese possa fare. Disegnare la comunità nazionale da qui ai prossimi 20 anni. E prendere atto
che ci sono delle sfide particolarmente difficili, ma avere la consapevolezza che intorno alla nostra identità, fatta di cultura, di arte, di ricerca, di scienza, possiamo costruire un paese che torni ad essere un modello in Europa e nel mondo. Per fare questo, la politica da sola non basta. La politica può agevolare questo percorso, ma il protagonista di una sfida così rilevante non può essere che la donna e l'uomo della società civile, che la donna e l'uomo dell'università, che la donna e l'uomo della ricerca, che la donna e l'uomo che pensa che la propria identità non sia un concetto negativo, ma sia un tema ampio, plurale, fatto di dialogo, tolleranza, inclusione, ma basato su dei grandi valori che sono i valori della nostra storia e che vogliamo trasmettere alle future generazioni. Abbiamo bisogno dei lincei. Abbiamo bisogno dei lincei come italiani. Mi permetterete di dire che abbiamo bisogno della cultura, della storia, della ricerca, dell'arte anche come europei. Il fatto che negli ultimi anni le istituzioni europee abbiano accettato una riduzione delle proprie ambizioni, giocando una dimensione molto burocratica e tecnocratica e poco di visione e politica, è uno dei problemi dell'Europa, non dell'Italia. L'Italia casomai ha avuto un altro problema. Ha avuto talvolta una classe dirigente che ha pensato di utilizzare l'Europa per farsi dare indicazioni su quello che andava fatto in casa propria, pensando così di vincere resistenze locali e indigene. È stato un clamoroso errore. Pensando di utilizzare l'Europa, alcuni dei nostri si sono fatti utilizzare dall'Europa e hanno creato una classe dirigente poco capace di incidere nella formazione di scelte europee. Ma di questo non posso certo parlare qui, anche se mi consentirete di esprimere in particolar modo sulle questioni economiche la totale convinzione rispetto a tante delle proposte che il vostro Presidente, per la sua esperienza, ha lanciato anche negli ultimi mesi. C'è un dato di fatto: l'Europa ha bisogno di un'Italia più capace di farsi sentire, non in una logica di rivendicazione, ma di richiamo a ciò che l'Europa è o dovrebbe essere. È un tema che dovremo affrontare, perché è un tema che investe in profondità il senso stesso della classe dirigente. Cosa significa oggi essere classe dirigente di un paese? Come si forma una classe dirigente? E come questa classe dirigente difende l'interesse nazionale in un quadro di ideale comune? Gli altri paesi fanno questo. Noi talvolta abbiamo perduto delle occasioni. Ma non è questo il tema fondamentale sul quale credo che sia giusto che l'Europa coinvolga le espressioni più vitali della società civile. È che l'Europa in quanto tale non è un insieme di algoritmi e di parametri. L'Europa è la risposta che i nostri padri fondatori hanno saputo dare con intelligenza, lungimiranza e visione storicamente rilevantissima di un modello che fosse garanzia di pace al proprio interno e elemento di richiamo, faro di civiltà al proprio esterno. Nella sala del Campidoglio, in cui l'Europa siglò il proprio atto di nascita 58 anni fa, quei sei che firmarono i trattati istitutivi avevano ben chiaro, guardate le loro dichiarazioni, il valore profetico di una scelta del genere. Ma l'Europa dei figli non è stata all'altezza dell'Europa dei padri. E se è vero che l'Europa ci ha regalato 70 anni di pace senza guerre, unicum nella storia di questo pezzo di mondo, è altrettanto vero che oggi abbiamo bisogno di impreziosirne l'anima. Come se non attraverso una riflessione su ciò che l'Europa deve essere? Ecco perché quando noi diciamo che arte, scienza, cultura sono le basi di ciò che noi vogliamo essere, diamo un messaggio all'Italia, ma spieghiamo il ruolo dell'Italia in Europa.
Lo facciamo dopo eventi eccezionali. Il tragico attentato di Parigi ha visto una risposta molto contestata anche del nostro governo, quando abbiamo detto che per ogni centesimo investito in sicurezza occorreva un centesimo investito in educazione, che per ogni denaro messo sulla polizia occorreva un denaro messo sulla cultura, che per ogni videocamera occorreva un teatro, che per ogni mezzo blindato occorreva un campo da calcetto in una periferia. È stato molto discusso e discutibile, ma è l'idea che io vorrei condividere con voi. L'Italia e l'Europa hanno un futuro non se relegano il proprio passato nella polvere di un ricordo che si fa rimpianto. Hanno un proprio ruolo se fanno di quel passato glorioso di cui essere orgogliosi l'occasione di rendere fertile il presente e il futuro. Perché questo accada, naturalmente, occorrono gli investimenti. Occorre però innanzitutto immaginare come noi vogliamo aderire a un'idea di domani in una cornice di cambiamenti impressionanti. Se io vi dicessi che alcuni dei grandi personaggi del nostro tempo, il fondatore della Pixar, può essere considerato come uno dei grandi innovatori del nostro Rinascimento, probabilmente rischierei di essere sommerso non di insulti naturalmente, ma di borbottii e di vive espressioni di sorpresa. Se io vi dicessi che dalla Silicon Valley in questi ultimi 20 anni sono emersi fenomeni che cambieranno il nostro modo di concepire l'idea stessa di relazioni e di rapporti, almeno quanto è cambiato il mondo dopo la invenzione della stampa, probabilmente sarei considerato come un personaggio vagamente eccessivo. Però è esattamente quello che penso. Il nostro mondo sta conoscendo un'accelerazione impressionante e la interdisciplinarità, caratteristica molto importante e preziosa in questo luogo, sta diventando una delle chiavi del successo e del futuro del pianeta. Chi, se non l'Italia, può affrontare al meglio questa sfida? Chi, se non l'Italia, può immaginare un mondo post-industriale? Il presidente Quadrio Curzio ha ricordato le città, il valore delle città in questa stagione che stiamo vivendo. Io trovo che sia assolutamente sacrosanto sottolineare con forza come le nostre città oggi siano molto più adatte a una prospettiva di sviluppo nell'era post-industriale di quello che accadeva nell'era industriale. Le nostre città, fatte di piccole strade, fatte di piccoli vicoli, fatte di preziose risorse culturali, sono esattamente il luogo nel quale può fiorire questo combinato disposto di innovazione, design, ricerca, sperimentazione, che è ciò di cui ha bisogno il mondo oggi, il mondo post-industriale. Certo, bisogna avere il coraggio di ricordare ciascuno di noi che le nostre città hanno una potenziale minaccia al proprio interno. Ed è per questo che è fondamentale che le nostre città non siano semplicemente il ricordo di ciò che siamo stati. Mi riferisco ad esempio al pensiero che un grande come James Hillman ha voluto esprimere quando ha raccontato chi sono i barbari nelle nostre città. Sono quelli che smettono di parlare e che smettono di essere riconosciuti, ma che fanno parte delle città. Quante analogie con ciò che è avvenuto negli attentati di questo ultimo anno. Attentati probabilmente ideati e pensati anche in stretta correlazione con paesi esteri. Ma sono attentati nati in Europa, figli di una incapacità delle nostre città di accogliere quei nuovi barbari, avrebbe detto James Hillman. Dunque le nostre città non sono soltanto un insieme straordinario di bellezza, sono innanzitutto il luogo della frontiera,
ma la frontiera non può che essere a sostegno dell'identità, dell'identità fatta di valori, di ricchezza, di cultura, dell'identità fatta di dialogo, dell'identità fatta di orgoglio e bellezza di ciò che significhi oggi essere Italia ed essere italiani. Ecco perché, a mio giudizio, oggi noi abbiamo un grande bisogno dell'Accademia dei Lincei. E lo abbiamo perché ci attende un periodo molto complicato e molto interessante. Nel 2017, lo ha detto molto bene il presidente Quadrio Curzio, ospiteremo il G7. Ma non sarà un anno normale. Sarà il primo G7 con il nuovo presidente americano, o con la nuova presidente americana. Sarà il primo G7 dopo le elezioni in Francia. Cito le elezioni in Francia non soltanto perché un grande paese democratico come la Francia ha una certa responsabilità nel governo del mondo libero, ma anche perché le elezioni in Francia costituiranno, a mio avviso, tutto il tema della discussione del prossimo anno in Europa. Anche il dibattito sull'uscita o meno degli inglesi dall'Europa sarà comunque condizionato dal dibattito francese, per la rilevanza della sfida che oggi si pone la politica francese. E quel G7 sarà il G7 immediatamente precedente alle elezioni in Germania. Una fase di transizione, Flaiano avrebbe detto una frase di transizione, come se, siamo in una fase di transizione, come sempre. Ma quel G7 lì si inserisce anche in un altro appuntamento che noi consideriamo decisivo nel 2017, i 60 anni della firma nella Sala Orazi-Curiazzi dell'Unione Europea, o meglio, dei trattati istitutivi delle comunità europee. E contemporaneamente, se avremo la forza di vincere quella sfida, saremo dal 1 gennaio del 2017 membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per 2 anni. Dunque, una felice coincidenza porta il 2017 ad essere l'anno in cui l'Italia può formulare una proposta che parli al cuore dei cittadini impauriti dalle minacce oggi, ma consapevoli della bellezza e dell'orgoglio di ciò che siamo. Lo vediamo dai dati delle aperture dei musei. Quando ci sono le aperture straordinarie dei musei, i nostri concittadini prendono d'assalto i nostri musei. Dunque, i nostri concittadini potranno giocare questo ruolo entro il 2017, ma contemporaneamente noi potremo essere in grado, se valorizzeremo ciò che siamo e che possiamo essere, di offrire fori internazionali di altissimo livello al mondo intero. Per dire che cosa? Per dire che un cittadino è tale non quando è consumatore, ma quando vive dei valori. Per dire che un ragazzo ha un senso non se è un numerino messo in fila come tutti gli altri, ma se viene richiamato alla sua corresponsabilità di erede. So che anche tra voi molti hanno avuto dubbi sulla presa di posizione del governo nell'offrire ai ragazzi che compiono 18 anni la possibilità di andare gratuitamente a teatro, nei musei e alle mostre e al cinema. È stata vista da qualcuno come una mancia elettorale. Triste fine di un dibattito che voleva essere una provocazione culturale e che comunque confermiamo. Ma ricordare al diciottenne che lui è diciottenne non semplicemente perché può guidare la macchina o può andare a votare, ma perché diventa corresponsabile di così tanta bellezza, a mio giudizio è un valore culturale che noi abbiamo. È un valore da difendere, è un pezzo di questa scommessa identitaria. E accanto a questo c'è bisogno di ricordare a noi stessi che non è possibile proseguire in un dibattito lungo 20 anni sui cervelli in fuga, come se tutti quelli che se ne vanno dall'Italia fossero intelligenti e tutti quelli che restano non lo fossero. In un derby della superficialità che è francamente impressionante. Ma che bello quando un italiano ottiene successo all'estero. Ma che gioia quando leggiamo le parole di Fabiola o di altri che come lei hanno ottenuto e stanno ottenendo risultati straordinari. Ed è fondamentale che il governo faccia di più per sostenere questi sforzi. Contemporaneamente attrezziamoci per rendere l'Italia attrattiva
per i nuovi cervelli, anziché continuare a fare un racconto del tutto banale e superficiale. Noi abbiamo bisogno di più immigrazione di qualità, immigrazione di cervelli. Abbiamo bisogno di rendere